Ben ritrovati da Obiettivo News. Oggi iniziamo con riflessioni all'aperto, un modo per incontrare le persone e tornare a parlare all'aperto, visto che è estate, visto che c'è aria di ripresa, che finalmente i locali hanno potuto riaprire. E incominciamo con Fabrizio Bertot. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Speriamo che questa volta non censurino di nuovo su Facebook questa intervista, è passato un anno, voglio dire, dai. Vediamo, magari parliamo solo del tempo, visto che è una bella giornata, nessuno si lamenterà, insomma, dai. Ma poi se si lamentano possono anche chiamarci e noi li intervistiamo molto volentieri. Gli diamo il diritto di replica, penso sia giusto. Questo è il giornalismo che tanti vorrebbero, che purtroppo tanti non applicano. Ti ringrazio. Allora, io partirei da un fatto recente, l'aggressione a un esponente di Fratelli d'Italia che è avvenuta a Torino nei giorni scorsi, che è molto grave, un gesto molto grave. Sì, è molto grave, l'amica Verangela, candidata a Barriera, molto grave perché, allora, diciamolo, capita spesso di leggere sul giornale di qualche piccola aggressione, qualche banchetto saltato, qualche pugno di troppo, cose spiacevoli che non devono succedere, ma ogni tanto possono capitare. Sono aggressioni che spesso subiamo magari di carattere, diciamo, di impronta ideologica, di qualche centro sociale, di qualche nostalgico degli anni 70 in cui si faceva politica a suon di botte. Questa aggressione invece è molto diversa, perché è un'aggressione mirata alla persona, è un'aggressione che non era di tipo ideologico, ma fatta da degli spacciatori di quella zona che miravano alla persona, peraltro moglie di un poliziotto, che aveva nel suo programma e nella sua attività politica, ormai svolta da anni sul territorio, l'obiettivo di presidiare con telecamere tutta quella parte di territorio che era oggetto di spaccio. Quindi andava a colpire nel cuore, era la nostra Brumotti da un punto di vista chiaramente dell'impegno politico. Quindi è stata un'aggressione gravissima, peraltro molto dolorosa, è arrivato il 118, l'hanno dovuto portare di corsa in ospedale, ematomi, insomma è un'aggressione veramente brutta, peraltro fatta a una donna. Abbiamo notato il silenzio di tutta l'establishment femminile torinese, piemontese e anche nazionale, dopodiché Verangela qualche giorno si rimetterà, sarà ancora più forte di prima, e penso che questa aggressione sia comunque un segnale al quale le forze dell'ordine e la magistratura devono guardare con attenzione. Peraltro l'indagine è partita, sono stati individuati una parte degli aggressori, sicuramente non la passeranno liscia. Certo, il problema della sicurezza è sempre molto, molto forte, soprattutto nell'ultimo periodo. Sembra che la pandemia, sotto questo aspetto, abbia fatto veramente tanti danni, perché ci sono più reazioni istintive, violente. Sì, c'è la violenza determinata da stress particolari, ma stiamo molto attenti al fatto che, anche se la pandemia ci ha chiusi nelle case, ha chiuso le attività, non ha fermato le attività delinquenziali. Lo spaccio, soprattutto lo spaccio, che è quella, voglio dire, più visibile in certe zone della provincia, e Riverolo non è esente da questo tipo di attività, ha avuto, grazie alla chiusura, un pochettino più di campo libero, perché le chiusure degli esercizi pubblici, le chiusure degli esercizi commerciali, il minor flusso di persone sul suolo pubblico hanno comunque determinato una diminuzione del controllo, da una parte anche della necessità di controllo, ma dall'altra parte anche da parte, insomma, dei semplici cittadini che avrebbero potuto vedere, osservare ed eventualmente comunicare. Quindi hanno avuto magari più terreno libero, e questo ha portato chiaramente forse a una sorta di abitudine allo spaccio sul quale dobbiamo, lo dico da papà di tre adolescenti, lo dico da amministratore, lo dico da politico, stiamo molto attenti che, credetemi, lo spaccio non è finito, le droghe sono veramente il peggio di quello che possa capitare ai nostri ragazzi, e quindi bisogna veramente tenere non due occhi aperti ma anche le manette pronte. Certo, sicuramente, e penso che le nostre forze dell'ordine siano veramente preparate e pronte, sì, a fronteggiare più anche possibile. Anche se spesso il lavoro delle forze dell'ordine è annullato a volte dalle scelte, dall'interpretazione delle norme un po' particolare da parte di certi magistrati, e quindi lo spacciatore catturato dopo mezz'ora si ritrova ad essere nuovamente libero e spesso anche di nuovo a svolgere determinate attività illecite. Quindi questo è ciò che molte volte ci fa percepire la frustrazione, spesso segnalato a una riunione tra qualche giorno con una serie di
operatori delle forze dell'ordine, di polizia e dei carabinieri, che spesso appunto hanno manifestato la loro frustrazione nei confronti di certe norme o spesso ancora dell'interpretazione di certe norme. Restando nell'ambito della sicurezza, spostandoci però dalla questione droga, e c'è stato un incontro di recente tra gli amministratori di Riverolo, Trenitalia, GPT e la regione per riuscire a risolvere il problema dei treni della stazione di Riverolo che spesso vengono presi di mira da rioters o da vandali. Si è pensato di adottare il sistema delle videocamere, se ne è parlato anche in consiglio comunale, che cosa ne pensi? No, penso che le telecamere non sono una novità. Io stesso quando ero sindaco, ormai nella notte dei tempi, quando le telecamere erano le prime, ne avevo già piazzate due e quindi c'è sia quella, ce n'è una davanti e una dietro, sempre sul lato esterno. Il fatto di poterle installare, peraltro con delle tecnologie digitali più avanzate e quindi migliori, non può che migliorare la situazione. Se si fosse fatto ordinaria manutenzione, forse anche quelle avrebbero potuto essere d'aiuto, anche se in discrezione mi dicono che delle immagini sono state rilevate anche dalle telecamere che avevamo messo noi. Certo. Quindi sicuramente il sistema delle telecamere è il più semplice, occorre chiaramente che sia accessibile alle forze dell'ordine, soprattutto che sia un'accessibilità di tipo immediato, perché poi vedere i filmati a 24 ore di distanza spesso è troppo tardi. Certo. Tornando appunto al consiglio comunale, mi allaccio, questo recente consiglio è stato comunque abbastanza tranquillo, tutto sommato, rispetto al precedente che è stato più agitato. Avete presentato interrogazioni, emozioni, impressioni sul consiglio? Beh sì, è anche abbastanza normale a volte che insomma nell'ambito della discussione in consiglio comunale a volte i toni possono essere un pochettino più accesi, a volte un po' meno come nell'ultimo caso, ma voglio ricordare che siamo tutti cittadini di Riverolo, o quasi, perché spesso ricorda il sindaco che lui abita da lì, ma al di là delle note di colore, voglio dire, magari ci si confronta anche in maniera animata, perché animati da opinioni diverse sugli strumenti da adottare, però devo riconoscere che insomma un occhio su quelli che sono i problemi della città li si ha e magari semplicemente si hanno opinioni diverse sulle soluzioni da adottare. Nello specifico l'ultimo consiglio comunale ha previsto l'adozione della tariffa unificata per quanto riguarda l'occupazione degli spazi pubblici e un adeguamento ad una legge nazionale, e ho anche ricordato, anche un po' in maniera insomma dura, all'amministrazione che per ovvie ragioni legate al mio ruolo politico so quello che succede su tutto il territorio della provincia, siamo l'ultimo comune della provincia di Torino ad adottare questo regolamento, peraltro con valore retroattivo, cioè abbiamo adottato a giugno delle norme che valgono da gennaio. Ecco, quasi tutti gli altri comuni l'hanno fatto in concomitanza dell'adozione del bilancio, addirittura prima ancora, e noi decisamente più in ritardo. Quindi, ripeto, ho rimproverato questo al sindaco, poi ci sono state tutta una serie di ulteriori discussioni, andremo avanti anche in materia legate all'agevolazione dell'attività commerciale di pubblico esercizio sulla città, perché come possiamo vedere oggi insomma una Riverolo viva, vivace, con i negozi aperti, i bar aperti che finalmente possono lavorare, merita maggiore attenzione e probabilmente anche un maggiore impegno da parte dell'amministrazione per agevolare tutte queste attività di prossimità che poi rappresentano il tessuto vitale della nostra città. E l'altro tema che un po' insomma ci stava a cuore era che l'amministrazione riprendesse, anzi prendesse seriamente in considerazione il dialogo con il consorzio irriguo. E quindi lì diciamo che abbiamo, così, non dico a sorpresa, ma convinto l'amministrazione a riallacciare i rapporti con il consorzio irriguo e prendere cognizione di quello che è il sistema idrico della città per prevenire tutta una serie di disgrazie, perché io lo dico sempre, l'ho ripetuto al sindaco tante volte, è vero che la gestione dei flussi delle acque non è competenza, parliamo delle acque per l'irrigazione,
del comune ma del consorzio si occupa dell'irrigo, ma in caso di calamità o di emergenza tutto è nelle mani del sindaco e l'amministrazione e la gestione di questi flussi d'acqua sono nelle mani della protezione civile che è comandata dal sindaco. Quindi se io ho fatto l'esempio al sindaco dicendo ma se ci fosse una diga a un chilometro da Rivarolo, io voglio sapere tutto della diga, voglio sapere chi interviene per svuotarla in caso di emergenza, perché voglio sapere cosa posso eventualmente fare io se quello quel giorno ha mal di pancia e non va a fare il suo dovere. Cioè voglio avere piena conoscenza di tutto quello che succede attorno e che possa rappresentare un pericolo per la città. Peraltro non voglio ricordare fatti spiacevoli, ma sappiamo benissimo che tra qualche mese si apre un processo, sappiamo benissimo che proprio l'avvocato del sindaco deve convincere un giudice che quello è stato un incidente e non un omicidio colposo, quindi immagino che avere a cuore la sicurezza della città in materia diciamo di gestione dei flussi delle acque, visto che comunque è la maggiore calamità che ci possa capitare, sappiamo certo. Cosa significa stare sulle rive dell'Orco, non è una cosa recente, insomma io da quando sono consigliere, sono mai dal 94 che sono consigliere comunale, ciclicamente abbiamo visto insomma eventi naturali che derivano chiaramente dalla gestione delle acque. Comunque la mozione è stata approvata e il sindaco è stata approvata, ha compreso perfettamente. Il sindaco l'ha compresa e immagino che prenderà contatti o le ha già presi con il consorzio irriguo. Chiaramente io farò in modo che questo dialogo vada avanti, perché poi credetemi, soprattutto una realtà come quella della provincia di Torino, dove siamo articolati su più comuni, medi piccoli, anzi più piccoli che medi, è soltanto nella collaborazione tra enti e tra amministrazioni che si risolvono i problemi che non possono essere circoscritti all'ambito comunale, perché il problema è che spostano da Salassa a Oglianico e da Oglianico a Rivarolo e da Rivarolo a Feletto resta comunque un problema del territorio, quindi soltanto una gestione integrata e una collaborazione tra enti risolve realisticamente il problema. Un altro tema che avete sollevato è quello dell'asfaltatura delle strade. Beh, quello sì, ma io l'ho detto anche con un po' di ironia al consiglio primo. Siccome, voglio dire, questa amministrazione non è che brilli per opere pubbliche e non voglio fare il confronto con la mia amministrazione che ha rifatto le città, ha fatto le scuole, ha fatto un sacco di cose e ha fatto anche un sacco di errori, perché continuo a dire soltanto chi non fa nulla non sbaglia. Dopodiché ho detto, guardate, fate le cose semplici, asfaltate. Penso sia la cosa più normale, più ordinaria. Avete i soldi perché ne avete, usateli per asfaltare, facile, dovreste farcela. Allora mi hanno detto che a loro spendono in realtà per l'asfaltatura più di quanto non spendessi io. Io gli ho spiegato, probabilmente io mi occupavo anche di bilancio, quindi avevo qualche informazione in più, ho spiegato all'assessore in maniera gentile chiaramente che le spese che io imputavo all'asfaltatura delle strade non era tutto quello che veniva impegnato per l'asfaltatura delle strade, ma ce n'erano altre che derivavano dagli oneri di urbanizzazione a scomputo, cioè quelle opere che venivano fatte direttamente da chi operava dal punto di vista edilizio, che spesso si trasformavano in asfaltature, che però non erano imputate su quella voce di bilancio. Quindi voglio dire, anche per un motivo pratico, se qualcuno si fosse lamentato dell'asfaltatura ai tempi in cui io ero sindaco, me ne sarei accorto, voglio dire, magari invece di fare certi marciapiedi avrei fatto prima le asfaltature. Quindi ripeto, parliamo di 10, 12, 8, 9 anni fa, quindi non prendiamoci in confronto. Io ho fatto un altro esempio, il comune di Rocca Canavese, che ha meno di 5.000 abitanti, 3.000 abitanti o poco più, spende 320.000 euro di asfaltature. Il comune di Rivarolo forse arriva a 200. C'è qualcosa che non funziona, considerando che in Rocca le viabilità principali sono asfaltate dall'area metropolitana, cioè dalla vecchia provincia, e quelle le strade di competenza provincia. Qui noi, come se da noi in Corso Italia, Corso Ragione fossero trasportate dalla provincia, ci risolverebbero gran parte dei problemi. Ecco, noi che abbiamo anche l'onere di asfaltarci le strade provinciali dovremmo sicuramente spendere di più, invece spendiamo decisamente di meno. C'è la legge 18 che è il contributo che la regione dà al 50% proprio per la manutenzione delle strade. Ho ricordato che conviene ogni tanto chiedere anche questi fondi, insomma tutte quelle che sono le dimestichezze che insomma avevo assunto nell'esperienza che avevo avuto da sindaco. Però prendiamo atto, le strade a Rivarolo devono essere asfaltate, non è difficile che lo faccia, adesso anche Dio, insomma ci sono cose più difficili al mondo. Certo.
Perfetto, oggi è una bella giornata, sono le parti locali, sì. Rivarolo torna a vivere così come tutto il canavese, sì. Tutta l'Italia. Sì, infatti è proprio quello, è una bella giornata. Permettetemi di ripetere quello che ho detto un anno fa, lo voglio dire ai rivarolesi, con la mascherina che noi oggi non stiamo utilizzando ma ce l'abbiamo, ma stiamo rispettando le distanze, quindi ci siamo permessi di fare l'intervista senza, con la mascherina, con tutti i criteri di sicurezza, uscite, e chi se lo può permettere vada a mangiarsi una pizza, vada a mangiare in un ristorante di Rivarolo, vada eventualmente a prendersi un caffè, un cappuccino. Facciamo lavorare i nostri esercizi commerciali, facciamo lavorare i nostri pubblici esercizi e evitiamo di andare su Amazon per qualche settimana, per qualche mese al limite. Andiamo su Amazon a vedere i prodotti, ma poi andiamoli a comprare negli esercizi di Rivarolo, perché in questo momento dovremo un attimino forse riscoprire quell'appartenenza alla comunità. Quando si parla il comune, ecco, il comune, l'essere in comunione significa anche io aiuto l'altro nella sua attività e lui aiuta me, perché più i nostri esercizi commerciali sono vivi e vitali, più c'è controllo del territorio, più c'è sicurezza, la vitalità è sicurezza, e sono le città deserte che non sono sicure. Quindi veramente l'appello che faccio ai cittadini di Rivarolo, e non solo, perché se magari qualcuno da fuori viene a Rivarolo è sicuramente benvenuto, veramente usiamo gli esercizi commerciali, pubblici esercizi di Rivarolo. Siamo pieni di Dior, peraltro su Dior dovremmo semplificare molte cose, ma di questo ne parleremo un'altra volta, ma veramente approfittiamo del grande salotto del canavese, che è quella che io continuo a definire la mia splendida Rivarolo. E l'augurio è che questa sia veramente la ripartenza definitiva e la ripresa definitiva. Siamo italiani, siamo piemontesi, siamo Rivarolo. Io sono Rivarolo, quindi sicuramente ripartiremo alla grande. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie a voi e continuate a seguire Obiettivo News, a presto.